dei percorsi composti da diverse attività di apprendimento che sfruttano le Open Education Resources. All'interno del progetto Encore, quello che è stato fatto nei primi mesi è quello di definire un database aperto di risorse, quindi di vario tipo, da materiale di lettura, materiali video, ma anche delle risorse di valutazione, no? Quindi dai quiz alle risposte aperte, a delle attività pratiche anche di brainstorming, no? Da assegnare agli studenti. A partire da questo database, cosa ha fatto FBK? In particolare le due unità coinvolte in questo progetto europeo, MODIS sui sistemi motivazionali, 3 più su Human Computer Interaction e quindi su tutta la fase di co-design di questi strumenti innovativi a supporto dell'education, quello che abbiamo fatto è sfruttare queste Open Educational Resources e costruirci sopra quelli che noi chiamiamo enablers, quindi dei tool a disposizione sia dei docenti e dei formatori, ma anche alla fine a disposizione degli studenti e degli diciamo dipendenti aziendali. Questi enabler sono dei tool che permettono da una parte al docente di andare a definire dei percorsi di apprendimento, quindi immaginatevi un grafo fatto di nodi e di archi, dove i nodi sono le attività di apprendimento e gli archi sono l'evoluzione, quindi come io passo da un'attività all'altra del percorso di apprendimento e di formazione. Questi nodi li abbiamo caratterizzati come attività di apprendimento, ma anche attività di assessment e di valutazione. E gli strumenti che stiamo sviluppando e che stiamo testando in questo periodo hanno proprio l'obiettivo di dare la possibilità ai docenti di definire in maniera strutturata quello che è un percorso di apprendimento con tutte le caratteristiche, no? Quindi come passare da un'attività all'altra, cosa valutare, cosa memorizzare, no? Dall'altra, dare allo studente una maniera personalizzata di apprendere, ok? Non possiamo pretendere di avere un percorso uguale per tutti. Questo è fondamentale, uno degli aspetti core del progetto, la personalizzazione e l'adattamento di questi percorsi educativi per il singolo studente. Quindi lasciare la scelta allo studente di scegliere qual è il prossimo step. Quindi io voglio esercitarmi di più su un certo concetto. Ok, vado a cercarmi le Open Educational Resources che fanno al caso dello studente. Oppure voglio leggere di più, voglio vedere dei video, oppure voglio collaborare con altri studenti. Ecco, queste sono tutte tipologie di attività di apprendimento che sono incluse in questi percorsi di formazione che lo studente può scegliere e può eseguire durante tutta l'esperienza. Un componente che è diventato fondamentale all'interno del progetto è quello di utilizzare la Generative AI per supportare i docenti nella creazione di contenuto educativo e allo stesso tempo utilizzare la Generative AI per motivare in maniera personalizzata gli studenti nel momento in cui si trovano ad eseguire quelli che sono i percorsi di formazione. Quello che abbiamo fatto è iniziare a definire dei componenti intelligenti all'interno degli enabler per poter supportare il docente nel rivedere e riformulare quelle che sono le attività di apprendimento in maniera contestualizzata. Quindi non usiamo la generative AI così com'è e ad occhi chiusi, ma la usiamo perché abbiamo un tesoro di Open Educational Resources che è il nostro punto di partenza, validato in maniera qualitativa e che ci permette di contestualizzare la generazione, quindi tutto il materiale educativo, tutte le attività di assessment, quali per esempio quiz o altre attività di valutazione, vengono generate utilizzando la Generative AI a partire dal materiale didattico che il docente decide essere valido per quel percorso educativo, per quel percorso di formazione. Come passi successivi avremo quello di
uscire fuori dal consorzio e quindi andare a sperimentare gli enabler e tutte le linee pedagogiche definite in questa fase nei pilot esterni. Quindi andremo a coinvolgere sia università fuori dal consorzio, ma anche enti di formazione professionale. Quindi immaginatevi aziende che hanno come business quello di formare i nuovi dipendenti aziendali, no? Quindi dare a questi dipendenti che entrano nel mondo del lavoro delle skill digital e green imprenditoriali utilizzando i nostri enabler, quindi dare la possibilità a chi forma i nuovi dipendenti, le nuove risorse in un'azienda, dare degli strumenti a questi formatori per poter guidare le nuove risorse ad un apprendimento più personalizzato, più motivante e che si basa sulle tre macro aree delle skill che ho citato precedentemente.